diverso rispetto all'industria. Cibo funzionale che faccia veramente bene alla faccia delle persone. Il mio hotel Ritter è un mulino in pastificio e nella sua peculiarità è un mulino che lavora filiere agroalimentari, cerealicole, chimica zero o certificate bio, quindi lasciamo in bio, maciniamo esclusivamente dei cereali macini a pietra e quindi otteniamo farine super nutrienti e super naturali, 2-0 appunto. Noi praticamente gestiamo il rapporto con quello che sono appunto i nostri clienti con partita IVA, che possono essere appunto, come dicevo, ristoranti, pizzerie, bar, negozi, oppure possono essere anche i conto-terzisti, quindi aziende agricole che hanno delle produzioni di grano e sono interessate a fare farina e pasta in modo da vedere il loro prodotto valorizzato anziché perso all'interno magari di quantità maggiori che vanno in produzioni più di tipo commerciale. E applichiamo tecniche moderne, chiaramente i mulini a pietra non possono essere per ragioni igienico-sanitarie i mulini di bere che hanno dei adatti, ma comunque le pietre fanno o esercitano lo stesso tipo di lavoro meccanico sul grano come lo esercitavano i mulini a pietra 200 anni fa, e il pastificio lavora esattamente in modo naturale come i pastai napoletani facevano, esclusivamente con graffite di bronzo senza inserti di plastica, teflon o quant'altro. L'accento che voglio mettere non è più che altro sul discorso sostenibilità, perché la sostenibilità secondo me arriva soprattutto dal comportamento e dal cuore, dalla passione che ci mette il contadino nel coltivare il suo campo. Diciamo che secondo me una sfida alimentare a cui noi ci troviamo sempre sottoposti è il discorso dell'allergene utile. Io cerco sempre di comunicare quanto invece sia diversi i glutini all'interno dei grani, soprattutto ad esempio come abbiamo fatto prima nell'intervista, ho parlato del faro monococco, quindi un grano antico con un glutine completamente diverso da quello che è presente nel grano moderno. Riassumerli nei fattori di rischio legati all'impresa, a livello economico, come la variabilità dei costi produttivi, come può essere la variabilità del costo energetico. Diciamo che ci sono molte normative che secondo me funzionano bene per aziende di grandi dimensioni, ma per aziende come noi, come appunto ci consideriamo comunque un anello di passaggio tra quello che è l'azienda agricola piccola e la piccola media impresa, sono un po' difficili da contenere. Si può pensare a un cambio di sede, quindi con un'implementazione, una diversificazione dei servizi e del tipo di attività svolta. Non è nostra intenzione di crescere a dismisura un'unica attività, ma quando diciamo, sviluppi non in quantità ma in quantità di servizi, e la diversificazione potrebbe fare del mio territorio qualcosa di ancora più unico territorio.